Genova come una seconda città è una rinascita che passa attraverso il vuoto, o meglio, vuoto, la canzone di Rise and Flow. Genova è davvero la mia seconda città e come ha colto qualcuno è esattamente la mia rinascita, e da lì il nome Risen, cioè non perché la mia prima città fosse stata male per me, ma anzi, io vengo da Napoli, è stata tutt'altro che male, però da quando sono arrivato a Genova ho iniziato a pensare di dover diventare un uomo e quindi questa cosa mi ha letteralmente cambiato la vita, quindi sì, è tantissimo amore per Genova e per Napoli. Il fatto è che Vuoto, parlando del pezzo, dopo anni di vita qui a Genova mi sono ritrovato ad avere comunque tutti i beni materiali e gli agi di una vita normale, quotidiana, quindi il classico divano piuttosto che la TV o altro, un lavoro vero e proprio, una fidanzata, un rapporto, insomma, solo che in quel momento, avendo tutto, essendo così pieno, in realtà ero totalmente vuoto perché stavo concentrando la mia vita ad avere tutto quando io diventavo vuoto nel frattempo per avere tutto. Ed è appunto, penso, quello di un'eterna rincorsa totale, sempre a correre, 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 correre per avere quello che ha quella persona, per avere quest'altro, per avere quell'altro. E poi ti dimentichi che tu ti stai completamente dimenticando di te. Cioè, potresti riempirti d'oro, capito? Che tu per avere quell'oro hai corso, hai dimenticato persone nel frattempo, hai dimenticato tante cose importanti. E quindi tu ti riempi di cose, ma appunto ti svuoti. Spesso in musica, ma non solo, si danno delle vere e proprie etichette. Qual è quella che ti infastidisce meno? Grande, quella che mi infastidisce meno? Bella domanda. Non lo so, adesso quella che mi infastidisce meno, ti faccio un esempio, io lavoro come vetrinista e mi capita spesso di passare nei negozi, no, in realtà non spesso, in un negozio c'è una commessa che mi chiama Eminem da circa 5 anni, capito? Esatto, 5 anni fa mi dava davvero fastidio questa cosa, capito? Cioè io entravo in negozio e sentivo questo Eminem come presa in giro, capito, no? E mi dava fastidio. Poi arrivati più in là col tempo, passati 5 anni, invece ora entro in quel negozio e quando quella stessa commessa mi chiama Eminem, cioè scoppio dalle risate, capito? Rido, ma con gioia, capito? Appena ho ascoltato il brano di Ryzen, ho capito subito che non si trattava del classico rap di strada. Un ragazzo che in realtà si sveglia in un corpo che non sente neanche più il suo. La pioggia sgraccia sopra la finestra, alzo le lenzuola, gli spunta una coscia, mi gira la testa. Luna dolce, sempre vivibile, tipo vodka la pesca. Perdona, sto scellerato, il mio passato è un Vuoto gioco. nasce da un'esigenza di non sentirsi più vuoto, appunto. E quindi di, no, ricercare tutte quelle emozioni, cose che fanno sentire vivo, no, un cristiano, cioè un essere umano. La mia personale scelta riguardo alla fotografia di questo videoclip è stata quella di cercare di rappresentare un mondo dalle tinte fantasy. Solitamente i mondi fiabeschi hanno toni caldi, positivi. In questo caso abbiamo cercato di rappresentare un mondo cupo dai forti contrasti. Via! Azione! Non è questione di debolezza, se dopo l'ustione solo il vero resta. Più cresci, più la vita con te si fa meno onesto. Vivo tra genio e sregolatezza, praticamente fuori a te capace. Non so più chi sei, non so più chi sono, in testa dei vorrei, spingono più. Si tratta piuttosto di una riflessione introspettiva che l'artista vuole fare all'interno del suo attuale stato psicologico. Era un particolare momento in cui scrivevo e non mi ritrovavo, cioè, nella mia scrittura. Cioè, magari riscrivevo qualcosa di magari figo a livello di suono, però non sentivo più casa mia il pezzo, cioè la base, non la sentivo più casa mia, non sentivo più di dire nulla di interessante. E quindi da lì ho detto, no, cazzo, cioè, devo scavare, devo ritrovarmi, cioè, devo riscrivere cose per le quali vale la pena dire, cazzo, io scrivo. Possiamo parlare comunque sia di una sorta di visione distorta della realtà, di uno smarrimento, di una ricerca comunque dell'io.
e forse di una ricerca di un'elevazione di questo io. Ryzen in questo video si fa un viaggio all'interno della sua psiche, sta attraversando un momento buio, di conseguenza abbiamo cercato di rappresentare questo suo stato mentale mettendoci dei colori irrealistici contrastati, quindi magari blu contrastato al rosso, forti luci in contrasto con le ombre. Il progetto mi ha subito entusiasmato, innescando in me immediatamente delle visioni. Abbiamo pensato subito ai toni bui, a fumo, atmosfere da sogno e a un susseguirsi di momenti bizzarri, per cercare il più possibile di rispettare quello che l'artista ci aveva trasmesso. Dopo che abbiamo girato il primo take, iniziamo a parlare con Alberto. E dico la verità, neanche pensavo di poter aggiungere una certa qualità, no? Mi passa il primo trailer, io l'ho lì in camera mia, a casa, da solo. Minchia, apro la bozza del video, raga. Allucinante, ve lo giuro. Il giorno dopo vado in studio ad Alberto e dico: fra, guarda, lui mi fa, guarda queste idee, vedi, no? Cioè, io da quel momento ho iniziato a lavorare al progetto diversamente. Proprio ho detto: no, fra, allora, cioè, tu fai video, cioè, è totalmente carta bianca, cioè, la tua arte è fare video. Da lì sono entrato proprio in un altro viaggio. Ho detto: la tua arte è quella di esprimerti nei video, la mia è quella di esprimermi in musica. Quindi tu fai, cioè, tutto quello che vuoi, cioè, il cazzo che vuoi, lo dici, sì. Lui, rendendosi conto di determinate situazioni negative, ha poi una rinascita. Sono nati poi parecchi personaggi nel quale io ho immaginato si potesse rispecchiare il protagonista, una bambina, un simbolo comunque dell'innocenza, ma al tempo stesso in realtà una saggezza del bambino, come ad esempio quello di non confidarsi troppo o di rimanere comunque sia molto riservato. Infatti appunto la bambina fa questo segno in modo tale da di chiusura, di protezione, di autoprotezione. Lo stile registico è stato quello di alternare delle riprese stabilizzate, fluide, molto professionali, a riprese un po' più concitate utilizzando la camera a mano, questo spallaccio, per delle riprese un po' più sporche. Dopo aver ascoltato il brano abbiamo scritto uno storyboard dal punto di vista di Ryzen, che si alza e deve affrontare questi nuovi mostri della propria vita. Loro hanno colto esattamente quel mood lì, sono proprio entrati nella mia testa, capito? Mi ricordo che venne la cartomante in studio e mi fece un paio di domande per capire meglio, no? Quali carte scegliere, no? Per il video. E cioè, mi mise spalle al muro, perché anche le carte della cartomante, no, dicevano esattamente quello che io volevo trasmettere in quel pezzo. Cioè, è impressionante questa cosa. Lui, attraverso appunto la cartomanzia, va a ripercorrere un po' tutte le sue fasi della vita fino a che non si arriva proprio ad una carta specifica, che è la carta della rinascita. La scena della cartomante abbiamo deciso di scegliere il colore viola perché solitamente richiama la purezza. Una sorta di mondo a metà tra l'onirico e tra comunque sia delle allucinazioni, delle visioni che lui ha, dovute probabilmente sia a delle riflessioni interiori personali, ma anche probabilmente da cause esterne, come appunto ad esempio persone che lo hanno comunque illuso, tradimenti o comunque esperienze negative. Ogni giorno della nostra vita ci possiamo alzare, chiuderci dietro la porta e cambiare la propria vita, oppure tornare indietro, riaprire quella porta e avere una crescita personale interiore. È presente appunto un animale, quindi in questo caso un ratto, appunto è stato ripreso durante questo videoclip, però ci teniamo a precisare che non è stato maltrattato nessun animale. Bella a tutti raga, il nome è Ryzen Flow, dalla base al Guido Production, andate tutti a guardare Vuoto, vi assicuro che non vi piacerà o vi piacerà, ma vi assicuro che sarà una bomba e sarete stupiti da quello che sarà.